Amici di Superbike Italia, dopo averle dato una bella sciacquata, siamo pronti per cominciare con la seconda puntata del vlog dedicato alla BMW S1000XR. Nella precedente puntata ho presentato la moto, vi ho raccontato le prime impressioni di guida. Nel frattempo sono passati ben 2 mesi, ho cominciato a ricevere feedback sia dai lettori di Superbike Italia sia da quelli che ci seguono sul canale YouTube di Superbike Italia e ho notato un grande interesse per questa moto. In particolare però una domanda che mi hanno fatto in tanti, non soltanto gli smanettoni più anziani, riguarda il fatto di passare da una moto sportiva oppure da una super naked a una crossover come appunto questa S1000XR. In pratica molti mi hanno detto: caspita, io con la mia super sportiva mi trovo bene, mi piacciono le emozioni che mi dà, mi piace l'adrenalina, la potenza, però insomma vorrei anche provare qualcosa di un po' più comodo che non mi costringa a arrivare a casa ogni volta dopo una bella smanettata con magari la schiena e i polsi indolenziti, oppure che mi garantisca più protezione aerodinamica durante i viaggi rispetto ad esempio a una super naked. Insomma, mi hanno chiesto: la S1000XR è considerabile come sostituta per una vera super sportiva o per una super naked? Per dare una risposta ho deciso di fare le cose in maniera molto scientifica. Mi sono preso un pomeriggio libero, ho indossato la mia tuta da pista e cosa ho fatto? Beh, semplicemente ho portato la S1000XR sulle stesse strade da piega dove di solito andiamo a provare le nostre super sportive o naked da sparo. Piccola doverosa premessa: tutte le cose che sto per dire ovviamente riguardano la guida sportiva stradale, perché ovviamente almeno per il momento non ho provato la XR in pista e vabbè, insomma, è inutile dirvi che una moto del genere sì, magari in pista ci potrebbe andare, ma giusto per provare l'ebbrezza della guida tra i cordoli, non certo per cercare di fare le cose sul serio. Altra cosa interessante da dire è che se voi siete smanettoni che abitano vicino alla vostra strada da pieghe preferita, vabbè, non c'è problema perché tanto siete già lì. Ma se invece come il sottoscritto siete costretti a farvi magari anche 100-150 km di autostrada per arrivare sulla prima bella raffica di curve decenti, insomma la S1000XR è veramente una genialata, perché ci arrivate in perfetto relax, ci arrivate velocemente, dritti e retti, con una buona protezione aerodinamica, manopole riscaldate se inverno, cruise control acceso, insomma vi rende molto più facile il fatto di far la strada per andarvi a divertire. Bene, stabilito che la XR vi permette di arrivare al dunque rendendo più gradevoli i preliminari, come si comporta la ragazza al momento di fare sul serio? Beh, iniziamo parlando del motore, che è semplicemente fenomenale. Cito qualche dato: parliamo di 157 cavalli alla ruota nelle nostre prove al banco con 107 Nm di coppia. Sapete che a noi non interessa dare troppa importanza ai numeri, perché quello che conta sono le emozioni di guida, e infatti questi numeri non rendono l'idea di quanto sia incredibile il motore dell'S1000XR. È un 4 cilindri, perciò uno potrebbe pensare: ma sì, tanti cavalli agli alti, però un'erogazione un po' appuntita, risposta un po' moscia ai bassi. No, ecco, scordatevelo completamente. La figata del motore della S1000, che ve lo ricordo deriva da quello della Racer Replica RR, è che comincia a spingere già benissimo a ben 3000 giri, cioè 3000 giri, aprite appena appena i gas e questa già spinge. Pensate che parliamo di 80 Nm già disponibili intorno ai 4000 giri, che sono tantissimi. Questo cosa significa? Che guidare forte tra le curve con l'S1000XR è veramente facile. Non dovete pensare alla marcia inserita, non dovete pensare troppo a guardare il contagiri, al regime giusto, dove siete. Insomma, basta che spalancate il gas, seconda, terza, quarta, non c'è problema. Lei pensa soltanto a scaricare tanta spinta a terra, tanti cavalli, e tutto in una maniera molto fluida, molto gestibile, il che rende anche più semplice il lavoro del traction control e pure quello del vostro polso destro nel gestire i 157 cavalli di cui è capace questa moto.
Parlando di elettronica, ovviamente quando si tratta di andare forte, la modalità assolutamente consigliata è la Dynamic Pro, ovvero tra i riding mode disponibili sull'S1000XR, quello che libera di più tutte le prestazioni del motore e che abbassa l'intervento degli aiuti elettronici, tra l'altro consentendo le impennate, ma di questo parleremo in un'altra occasione. Bene, in Dynamic Pro ho trovato che per la guida sportiva l'equilibrio tra risposta al gas, intervento del traction control e derogazione del motore sia, diciamo, quasi perfetto per riuscire a sfruttare tutte le potenzialità della moto. Se proprio dovessi cambiare qualcosa, forse sarebbe la scelta delle gomme. BMW giustamente ha messo di primo equipaggiamento delle Metzeler Roadtec 01, che sono gomme assolutamente turistiche, quindi pensano soprattutto a garantire stabilità di rendimento in qualsiasi condizione, asciutto, bagnato e via dicendo, e una certa durata. Se invece però come me siete più interessati alle prestazioni sportive, insomma al feeling nella guida al limite, consiglio l'uso di gomme un pochino più sportive. Ce ne sono tantissime, non dobbiamo assolutamente andare su roba da pista, però insomma sportive stradali che vi garantiscono comunque anche una buona durata e un buon rendimento indipendentemente dalle condizioni atmosferiche ce ne sono, quindi provatele. Detto che il motore della S1000XR non vi darà mai problemi in quanto a prestazioni e cavalleria, resta da parlare del comportamento dinamico. Insomma, com'è nella guida all'attacco la ciclistica così strana di una crossover? Beh, iniziamo dicendo che se il vostro obiettivo è divertirvi tra le curve di un bel passo di montagna, magari insieme ai vostri amici smanettoni che sono in sella, sportive, super naked e via dicendo, vi posso garantire che in sella all'XR non resterete indietro, perché nelle condizioni consentite dalla guida stradale il ritmo che vi viene consentito dalla ciclistica con sospensioni semiattive della XR è assolutamente all'altezza di quello di moto più specialistiche, sportive, super naked e via dicendo. La figata di questa moto infatti è che tramite un paio di tocchettini sui blocchetti di sterzo potete impostare il setup delle sospensioni in modo che sia più sostenuto, quindi privilegiando un po' di più il sostegno nella guida all'attacco e penalizzando un pochino il comfort di guida. Certo, dobbiamo comunque ricordarci che parliamo di una moto che nasce principalmente per fare del turismo, quindi non potete aspettarvi le stesse sensazioni che potreste avere sulla 1000R o sulla 1000RR. Le sospensioni semiattive in questo caso, anche nella modalità più sostenuta, rimangono votate a garantire il comfort. E poi non dimentichiamoci che qui parliamo di una moto molto alta, una crossover, quindi i trasferimenti di carico, la lunghezza delle sospensioni la penalizzano un po' nel momento in cui bisogna cominciare ad aggredire ad esempio le curve o comunque a spalancare il gas a tutta in uscita. Cosa significa tutto questo? Significa che, vabbè, finché vi accontentate di andare forte, soprattutto se state guidando senza spostarvi dalla sella o comunque facendo scorrere la moto senza essere troppo aggressivi con i freni e col gas, non c'è assolutamente alcun problema, perché la ciclistica dell'XR si dimostra stabile, precisa e vi consente di togliervi diverse soddisfazioni. Qualche limite comincia a emergere invece quando magari pretendete di guidare l'XR come se fosse una moto che non è, ovvero una super sportiva o una super naked. Insomma, se iniziate a piegare sporgendovi col sedere dalla sella, ginocchio a terra, attaccando le curve con frenate assassine e spalancando il gas col motore già in zona rossa, insomma, gli ondeggiamenti e i movimenti della ciclistica penalizzano un po' la precisione e il feeling nella guida all'attacco. Va anche detto che, considerando l'altezza della moto e il peso superiore rispetto alle omologhe naked e super sportive, la penalizzano un pochino per quanto riguarda la maneggevolezza e la velocità con cui la moto riesce a cambiare direzione o a entrare in curva velocemente. Dovete impegnarvi un pochino di più, dovete metterci un po' di forza, dovete lavorare col fisico e insomma sì, ci potete andare forte, ma la S1000XR non potrà mai garantirvi lo stesso feeling, le stesse sensazioni, la stessa adrenalina e la stessa velocità in curva che potreste avere da una sua collega sportiva o super naked. Un paio di piccoli dettagli che ho notato guidando la XR come fosse una RR o una R riguardano ad esempio la minore luce a terra in piega. Insomma, le pedane, nonostante siano queste splendide ricavate dal pieno del pacchetto M direttamente dal catalogo BMW, dopo un certo angolo di inclinazione cominciano a grattare a terra. Sì, quando cominciate a toccare col ginocchio a terra è facile che grattate anche le pedane. Un'altra cosa singolare che ho notato è che
questa sella, che ho tanto lodato nella guida normale o nella guida turistica, perché vi accoglie molto bene il vostro bel sederone, coccolandovelo e tenendolo bello comodo, quando cominciate a guidare magari sporgendovi dalla moto, insomma, ha questa strana caratteristica che con i bordi rialzati e un po' sporgenti vi si va a infilare un po' nei pertugi sgradevoli. Diciamo, insomma, dopo un po' ci fate l'abitudine, del resto a tutte le cose ci fate l'abitudine. Però, beh, devo dire che le prime volte mi ha preso un pochino in contropiede. Au! In definitiva, la S1000XR va bene per andare forte su una bella strada da pieghe? Sì, sa replicare in tutto e per tutto le sensazioni e il comportamento dinamico di una vera supersportiva? Fino a certi ritmi sì, oltre certi ritmi no. In ogni caso, una grandissima moto e una grandissima sportiva stradale. Se siete smanettoni e state considerando di fare il passo successivo verso la comodità senza rinunciare alle prestazioni e al godimento della guida sportiva, secondo me la XR può essere tra le vostre candidate. Questa puntata del vlog della S1000XR by Superbike Italia è concluso. Nel darvi appuntamento alla prossima puntata, che uscirà tra qualche tempo, vi ricordo che se vi è piaciuto questo video potete mettere like. Se vi piace il canale YouTube di Superbike Italia potete invece cliccare sulla campanella per sottoscriverlo ed essere sempre aggiornati ogni volta che uscirà un nostro nuovo video. Per il resto, saluti amici di Superbike Italia. Vado a divertirmi un po' sulla mia S1000XR, perché intendo approfondire un nuovo argomento, quello delle, non dietro a nessuno, quello delle impennate.